Ragazzoli, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere sono in una zona portuale, sono in quel di Palermo. Sono da circa 3 ore che sono in moto, come state vedendo dalle immagini. Ho albeggiato in moto in centro Sicilia. E niente, sono a porto di Palermo perché mi sto per imbarcare verso la Sardegna. Sarà un viaggio di circa una settimana. Esplorerò le strade più belle da percorrere in moto in Sardegna e vi farò vedere ovviamente tramite la mia telecamera la Sardegna, questa bellissima terra per me inesplorata. Le condizioni meteo dovrebbero essere favorevoli per tutta la settimana e quindi niente ragazzi, vediamo se dovrebbe essere una gran bella permanenza, perché il tempo in questi giorni tiene, è decisamente bello. Adesso ci dirigiamo al porto, la nave è per le ore 9. Noi dovremmo essere là 2 ore prima, quindi sono già le 7:10, quindi va benissimo così. Ci aggiorniamo quando imbarcherò sulla nave. Ciao ragazzi, buongiorno, finalmente imbarcato. Sono nella stanza. Ho una 4 posti ad uso esclusivo, quindi lo spazio non manca. Sono in moto dal circa le 4 di mattina. Sono state interrotte deviazioni, però alla fine piano piano ce l'ho fatto per essere puntuale per l'imbarco. Adesso vediamo, faccio il giro della nave e aspettiamo l'arrivo a Cagliari, che è previsto per le 21 di stasera. In attesa della partenza, porto di Palermo. Siamo sul piano superiore della nave, dove in teoria c'è anche l'atterraggio di un eventuale elicottero. Però ecco, si può osservare tutto il panorama. Che giornata ragazzi, che sole. Dai, vamos. Mi piace Cagliari, mi piace, cioè il primo contatto è buono, il porto mi piace. Bella, 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 ci siamo. Adesso impostiamo le navi. Vediamo un po' dove possiamo andare, signore. On the road ragazzi, non so se si vede qualcosa dal lago Bro di notte, ma mi dirigo la struttura, ho fatto il pieno alla moto, così domani sono tranquillo. Mi dà 13 minuti, 13 km, vediamo un po'. Dolia Nuova. Ragazzi, arrivati in struttura, potete vedere la tresili parcheggiata, è un piccolo B&B. Adesso scendo i bagagli. L'importante, cioè diciamo che la cosa fondamentale è riposare, perché domani ci attende una lunga giornata. Day one, questo viaggio in Sardegna sarà all'insegna delle belle strade, degli itinerari belli da percorrere in moto, quindi dobbiamo un attimino controllare bene anche i percorsi da fare. Mi manca anche la voce. Sistemo tutto questo bel casino, mangio qualcosa e vado a dormire. Noi ci vediamo direttamente domani. E ragazzoli, buongiorno, lasciamo questa splendida struttura molto molto carina e ci dirigiamo verso la costa. La costa, perché oggi ha inizio il day one, il percorso che voglio fare è nella zona sud-ovest della Sardegna. Io mi trovo in zona Cagliari, quindi proprio nella zona centrale, quindi oggi mi dedicherò a questa zona qui, magari domani poi farò invece la zona est, quindi ecco, ho un punto strategico. Itinerari belli da fare in moto, perché ragazzi lo scopo di questo viaggio non è l'esplorazione, non è andarmi ad intrufolare dove magari al solito non avrei dovuto, ma voglio condividere con voi le belle strade della Sardegna, gli itinerari più belli da percorrere in moto, quindi vi porterò con me in questo bellissimo viaggetto che durerà circa una settimana.
via al Day One. Ed eccoci ragazzi, dopo aver percorso un po' di statale, strada dritta, mi dirigo verso i primi monti. Molto bello, il panorama è fantastico, mi piace da matti. Adesso affrontiamo queste montagne, dopodiché ci sarà il mare e la strada si preannuncia molto, molto divertente. E quindi ragazzi, guardate un po' che spettacolo di panorama, che curve, che strada tortuosa che ho sotto le mie ruote. Strade di montagna, sempre il top per percorrere in moto, poi se l'asfalto è messo così, le curve sono così, è ancora meglio, no? Uno spettacolo, questa sera poi arriverà fino giù al mare, dopo i monti. Intanto ci divertiamo un po'. Quindi ragazzi, finalmente il mare, quella lì è la città di Santiago, penso si pronuncia così, fa parte di quasi un'isola, possiamo dire, collegata da, come potete vedere dalla mappa, solamente da questo lembo di terra, di strada. C'è questa strada che collega appunto questo punto qui, da questa parte ci sono delle saline molto belle, caratteristiche, e ovviamente qui una parte, una specie di golfo, comunque fa parte del... è comunque mare, perché di là dovrebbe essere aperto, e diciamo che questo isolotto non lo esplorerò perché preferisco fare poi altre strade, l'itinerario si fermerà proprio in quella città. Volevo solo vedere questo punto e anche qui, che dovrebbe essere un'antica strada romana. Adesso ci fermiamo, facciamo due foto e qualche storia Instagram, se non l'hai fatto seguimi, perché ovviamente queste cose, visto, le pubblico su Instagram in tempo reale. Molto bello, molto carino interagire. Questa è una vecchia strada romana, sono dei resti, delle pietre, e quella è la città, molto carino. Adesso facciamo due foto e proseguiamo. Ragazzi, dopo le montagne il mare, mi trovo, quella è la città di Santiago, in pratica collegata solamente da questo lembo di strada di terra, quindi quasi un'isola possiamo dire. Questo qui che vedete sono i resti di una strada romana, come scritto nel cartello. Queste pietre, diciamo, erano una vecchia antica strada romana. Quelle lì sono delle saline. Adesso il mio giro, diciamo, che prosegue, ma non verso quell'isolotto, diciamo, ma tornando indietro, perché percorrerò tutta la costa e risalirò un po' alla ricerca di belle strade, bei panorami da percorrere in moto. Proseguiamo in sella. Quindi ragazzi, sto risalendo la costa, parte ovest. È molto particolare perché è una tipica vegetazione sarda, con questo colore della terra molto rosso, poi con questa giornata di sole anche più risaltato del solito. È molto molto particolare. Vegetazione sarda, sì, molto bassa. Dovrebbe esserci degli alberi di sughero, di leccio, ci sono pochissime pinete ad esempio in Sardegna, ce ne sono poche, però ecco, la vegetazione è bella perché comunque è molto tipica. Sono le 12.30, penso che mi fermerò da qualche parte in questa zona per pranzare, perché ho comprato qualcosa al market, così ecco, sono libero nel poter pranzare dove voglio, quando voglio e come voglio. Intanto ragazzi, la strada inizia a serpeggiare bene, mi sto divertendo da matti, che percorso molto molto bello, tortuoso, libero da qualsiasi traffico. Il bello di visitare la Sardegna in questo periodo, come si gode, da fare sempre con molto margine personale per evitare eventuali ostacoli, però ci si diverte tanto, tantissimo, che bello. Allora, lungo la strada, prima di lì, ho notato questo parcheggio, questa era attrezzata, ovviamente ho il pranzo già pronto, quindi mossa molto intelligente fermarsi qui prima di arrivare giù a valle. Pranzo qui adesso,
quindi si conquistano anche i boschi sardi. Super super top. Andiamo, dai. Raga, ho mangiato qualcosina, ma cioè mentre mangiavo pensavo quanto è bello, quanto è strabello, strafigo fare roba del genere. Una giornata così, Sardegna, ma comunque qualsiasi posto del mondo voi andiate, contatto con la natura, cioè un vero biker, non lo so, secondo me dovrebbe attingere a questo, anziché ristoranti, perdere tanto tempo, tante ore ad aspettare il proprio pranzo, la propria cena. Secondo me così al top. Riflettevo anche su sulla strada, ragazzi, primo giorno che diciamo volge, non dico a termine, ma il sole sta iniziando a calare, quindi adesso inizio a fare un giro di rientro. Ma riflettevo sulla qualità delle strade. Da quando sono arrivato ieri a Cagliari, ho attraversato un po' di strade, ecco, nel centro città, all'esterno di Cagliari, nei paesini vicini. Oggi diverse statali per arrivare sulla costa e poi per arrivare ovviamente su in montagna. Anche le statali minori sono di una qualità pazzesca, cioè strade veramente ben fatte. L'altro lato della medaglia è il fatto che comunque le strade provinciali, le SP, dovete stare molto attenti perché non sono completamente asfaltate, o meglio, sono asfaltate la maggior parte fino a un certo punto, dopodiché diventa sterrato. Se avete una moto da enduro, insomma un enduro stradale, magari riuscite a farla, insomma ve la cavate, ma con una moto così, o comunque una moto stradale, potete trovarvi in difficoltà. Sì, è vero, ci sono diversi punti panoramici che con un enduro stradale potete andare a vedere facendo quelle stradine sterrate lì, però con una moto così, così bassa, non sapendo nemmeno come poi si metta questa strada, magari a un certo punto diventa brutta, sasso smosso, mulattiera, quindi ecco, vostro rischio e pericolo. Sì, si vede qualcosina in meno, evitando quelle strade lì, in Sardegna, perché diciamo che dal centro della Sardegna arrivare fino alla costa ci sono diverse strade provinciali che appunto diventano sterrate, e il top sarebbe quello di avere una moto così. Quindi, però, l'altro poi lato della medaglia positivo è che in quelle strade lì, nelle statali, con una moto sportiva, con cerchietto 17, godete come dei matti. Quindi dipende poi da voi quello che avete, quello che volete, che cercate in una moto e non uscite in moto. Detto questo, ragazzi, mi rimetto adesso in moto, in marcia. Sono stato qui una mezz'oretta, sono riposato un po'. Direzione costa est. Vamos. Ragazzi, di nuovo a valle, di nuovo sul mare, ma le montagne sempre bellissime di questa zona qui. Wow, mamma mia, che bello! Guardate, vegetazione particolare, panorama particolare, ma il mare poi oggi è qualcosa di fenomenale, bellissimo in questi giorni, ovviamente con questo caldo, il mare è calmo, è pulito. Ragazzi, ma ho preso un caffè giù al bar. Mamma mia, queste sono le montagne che si vedevano appunto poco fa. Cioè, sembra quasi un film, un videogame, non lo so, qualcosa di finto, perché è davvero un quadro, qualcosa di spettacolare, vedete quelle rocce. Mamma mia, mamma mia, siamo alti, siamo veramente alti, ma la vista è qualcosa di unico, molto molto bello questo punto. E si prosegue, il sole sta calando. Questa strada costeggia ancora per un po', poi inizia a rientrare verso l'entroterra, così poi cerchiamo di ritornare verso la nostra struttura. Però intanto, ragazzi, il panorama qui è qualcosa di unico, particolare. Guardate che vegetazione bassa, tutti cespugli, che non so che cespugli siano, mi devo informare al riguardo, ma molto particolare. Cioè, guardate, sembra un mare, sembrano delle onde di vegetazione. Ciao amico. Salutiamo gli amici biker, davvero tanti oggi, la giornata è bellissima.
ragazzuoli, mi sono goduto 20 minuti qui di paia assoluta, foto, video e quant'altro, ma godetevi questo panorama incredibile mentre il sole sta calando, perché è qualcosa di unico, unico e spettacolare. Mi sa che sia l'ultimo panorama della giornata, perché poco più avanti c'è la statale che rientra in costa, cioè rientra nell'entroterra, quindi ci sarà poco da vedere e poco da di cui essere stupiti, perché la strada comunque è sempre dritta fino alla struttura. Quindi, cari ragazzi, lasciamo questo splendido panorama. Noi ci vediamo direttamente nella giornata di domani, il day 2, che dove percorrerò altrettante belle strade nella costa est, quindi questa volta saremo dall'altro lato. Vediamo cosa ci riserverà la Sardegna, ma è decisamente bello, perché già ho visto alcune foto e si prospetta una meravigliosa giornata anche domani. Ciao ragazzuoli!